tutti amici di Golf Project e benvenuti all'ultima puntata Skin Game Challenge con il nostro amico Stefano Taricone. E siamo alla buca 18, Golf Club La Pinetina, par 5, da poco allungata, un anno e mezzo, due anni che l'hanno allungata, e 430 metri in salita. In salita, molta salita, la salita che toglie 3-4 ferri quella salita. Quindi, com'è la situazione? La situazione è che, non ve lo diciamo, no, vabbè, dai, no, un piccolo dai, spoiler ci sta. Paolo ha vinto la prima buca, il primo skin a 3 punti, io ho vinto la seconda buca, il secondo skin altri 3 punti io, e Stefano è a 0. Ma questa buca vale 5 punti. Ok, 5 quindi punti. Chi fa questo vince tutto. All in, ragazzi. Chi piglia, piglia, chi non piglia, non piglia bel niente. Esatto, chi inizia? Inizia, non lo so, io. Facciamo Stefano, dai, Stefano. Grande. Ok. 5 punti. Ragazzi, buca infinita. Guardate che bella. Faccio vedere dov'è il green, lassù in cima. Ecco Stefano. Palla dritta, perfetta, sono ragazzi. Dritto. Centro fairway. Ricordiamo il suo quinto posto l'anno scorso al PGA Senior. Ormai ve l'abbiamo detto, ormai lo sapete tutti. Sanno anche gli altri 40 che c'erano dopo di lui. Anche in Svizzera lo sanno. Anche in Svizzera. C'è arrivato un SMS dalla Svizzera, lo sapevano anche loro. Anzi, la PGA Svizzera ti ha invitato per l'anno prossimo. Dichiaro il mio colpo, sono dichiaro. Forte, perché è un par 5. Bisogna attaccare. Bisogna dargli. Leggermente a sinistra. Senta, a sinistra, c'è un po' di colline, ma lì potrebbe scendere. Buona. Scendi. Dai. Mi sa che non arrivo in due. Grande Paolo. Eccoci ragazzi. Ultima buca. Guardate che colori, che spettacolo. Fa piano. Faccio piano. Non vorrei esagerare. Ah, bomba, vola. Bello. Wow! Bravo! Bravo! 19 metri! Eccoci ragazzi, eravamo alla ricerca delle palline, abbiamo Pizzi sul lato sinistro. Come sei messo, Ale? Bel cancetto. Guardate che spettacolo, la 18 della Pinetina. Cambiato look, new style, par 5. Chi è che gioca, oh, ragazzi? Io, sono indietro. Stefano. Ok, intanto c'è Stefano, cosa ci dici di sto colpo? Io 4, sono a 200 metri al centro del green in salita. Green, guardate là, è bello su in aria, poi è un bel green stanco, posto. Stanco, quindi legno 4. Stanco, quindi a 18 ragazzi, faticaccia. Andiamo Stefano Taricone. Palla si è aperta un peletto. È la zona d'approccino, ma tu c'hai le mani fini, c'hai le mani fini. Vabbè, Alessandro Pizzi lassù nelle curve. Niente, lay up perché sono messo malissimo, palla in discesa, rough. Quindi con la palla più bassa dei piedi, ragazzi, la palla tende a girare leggermente a destra. Quindi consiglio mirate leggermente a sinistra, palla in mezzo ai piedi. Beh, presa bene le app che volevo fare. Perfetto. Tutto green. Ottimo. Batta, tocca a lui. Palla messa un po' fluffy, un po'. Ragazzi, qui allora o si rischia e si prova, però guardate lì, la palla è incastonata dentro. Guardate. Drive da terra ci potrebbe stare, mi danno, cominciano a dare consigli strani. Beh, lì secondo me non puoi giocarla al green. Ma allora, attenzione che estrai un ferro 2. Ma sei impazzito? L'unico problema del ferro 2 è che il green è in salita, quindi tenterò un colpo. No, un magic shot, ragazzi. Bisogna vincere queste sfide. Ricordiamoci che il secondo è il primo degli ultimi, quindi bisogna vincere. Legno 3, impugnato mani basse e via. Vediamo cosa viene fuori. Ha rischiato un toppino verso destra che diciamo che è un bel lay up, però non bisognava provarci, se no qui bisognava uscire con un ferro medio e niente, tanto è una gara d'approccio adesso ragazzi. Allora ragazzi, dopo il mio rattonello con il legno
tentativo, quindi il colpo è andato bene, cioè è andato bene, perché comunque siamo a una sessantina di metri in salita. Facciamo vedere dov'è l'asta, eccola là. Cioè, Stefano ci ha raccontato che l'asta è in piano, poi c'è una bella salita, quindi io giocherò un 60 gradi. Per far vedere quanto è in salita, ma è abbasso, vi faccio vedere quanto si alza il green. Incredibile. Giocherò un 60 gradi un po' aggressivo, perché 60 metri sono abbastanza e il rough è tostarello. E magari se vado un po' lungo c'è anche un po' la discesa che aiuta. Un po' troppo lunga mi sembra. Ma scende, scende, è scesa. Grande! Grande Shark sulla camminata, sembra la Gasta National qui, la 18, ragazzi. Talmente in alto che c'ho già i piedi, i polpacci andati. Allora, vado giusto per farvi vedere com'è leggermente inclinato. Sì, tra un po' cado indietro. Sto cadendo anch'io, ragazzi. 40 metri. Oh, per fare un colpo più di finessa non metto il guanto. Bravo. 40 metri, la tua battuta lunga. Questo non è fairway, rough. La tua battuta lunga è andato dietro, vorrei fare lo stesso. Bravo. Sai che vado su a riprenderti il tuo colpo? Sei incastrato, mannaggia Pizzo, sei rimasto corto. Ecco Stefano, anche lui, guardate, una bel green in salita, quindi approccio tosto. Cosa tiri? 58, trifoglio. Non sfrutto la pendenza, tiro dritto all'asta. Olè. Be aggressive. Bravo Stefano, grande colpo di Stefano, bravissimo. Ecco le palline, intanto c'è la mia palla miracolosamente scesa, molto vicina, Stefano vicino e Ale deve fare la magia da fuori green. Ecco Pizzo. Niente, l'unico modo che posso per fregarvi lo skin è imbucare. Bravo, sembra interessante. Ci provo, io ci provo. Attenzione, grande colpo! Ah, ragazzi, era bello, ce l'ho messa tutta. Bravo Pizzo, bravo, molto vicina. Ecco Ale. Niente, solo par per me. Tac, quindi Pizzo chiude con un facile par. Ok, pat per il birdie e cercare di annullare lo skin di Paolo. Grande! La benzina che c'era, grazie. Ecco Paolo che si prepara. Forte, non rimanere corto. Attenzione. Devo guardare bene la pendenza, ragazzi. Non rimanere corto. Guardate che luce, che spettacolo a quest'ora. Yes! Yes! Ragazzi, allora, buca pareggiata, e quindi 5 punti di skin a nessuno. Sono vaganti ancora e quindi faremo come spareggio un approccio impossibile. Quindi chi la mette più vicina nell'approccio vince lo skin. Vince lo skin challenge. E quindi vince tutto. Sì, sì, cioè, ragazzi. All in. Quindi approccio sfida. Ciao. Ragazzi, eccoci allo spareggio. Sì, allora abbiamo scelto uno spareggio, un approccio alla buca sul green della 18, ovviamente. 18. Ma guardate dove guardate. Siamo, guardate la pendenza e la posizione di bandiera, quindi colpo veramente, veramente difficile. Very tossed. E come al solito inizio io. Inizio tu. Sì, sì, inizia, perché andiamo per età, inizia, ragazzi. Perché è quinto alla PGA, c'è un segno. Quindi iniziamo a iniziare. Allora, che ci racconti? Vabbè, cerco di farla battere qua sul gradino, cerco di farla arrivare più morta possibile sulla discesa. Ah, sì, bella l'idea, eh. Ma non so se ce l'ho. Un super lob alla Mickelson. Mamma mia, direttamente, ragazzi, giù dalla discesa. Non tornerà mai. Ragazzi, come finire uno skin game? Vedete, i rigori sono questi. Esatto. Però il lob. Ci sta. Metto il guanto. Mamma mia, attenzione. Ho messo la pulce nell'orecchio, attenzione. Attenzione, attenzione. Lobbettone. Vai, facci sognare.
guardiamo. Guardalo che finesse. Vediamo. Lobata, la lobata. Attenzione. No, ragazzi, questo è il shot of the year. Attenzione, grande colpo. Non si fermerà. Bello, mai. Bello. Bravissimo. Adesso dai, fatelo. Va. Ecco Pizzo. Allora ragazzi, io invece do un gioco diverso. Cerco di farla battere all'inizio della discesa e fare un po' il colpo a correre. Facci vedere. Visualizzate sempre il punto dove far battere la palla. Niente, questa è corta ragazzi. Ragazzi, un colpo tostissimo. No, attenzione, vai. Arriva. Vai, guarda che si ferma. Però, no, va, guarda che va. Sapete perché è corta? No, è corta. Buona. Corta mica corta, questa no, è perfetta. Va. Sì, no. Ragazzi, colpo impossibile. Sì, bravo Pizzo. Grande. Ok Paolo, cosa hai intenzione di fare? Allora, giocherò un lob e la giocherò sulla parte destra per farla prendere la pendenza verso sinistra. Bravo. Vediamo. O la va o la spacca, chi se ne frega. Yo. Bravo. Che bella. Vai dentro. Che bella. Buca. Oh! And the winner is Paolo Battistini. Millimetri qua. Guardate. Millimetri, millimetri. Stefano, complimenti per l'approccio che era bellissimo, un po' più lontano di noi, però niente, Paolo grande. Ragazzi, non lo so, chiudiamo. Ragazzi, grandissima sfida, addirittura bello, è stato veramente bello. Calci di rigore. Sì. Complimenti a Stefano, complimenti a tutti e ragazzi continuate a seguirci sui nostri video, mandateci dei messaggi per chi ci vuole sfidare, esatto. Tanto adesso possiamo ripartire e niente, cosa vuol dire che non... Perfetto!